E allora il nostro impegno è quello di continuare, o diciamo meglio, incrementare la nostra capacità di fare delle domande. Vale nello specifico per il terremoto, è andata via il presidente della provincia dell'Aquila, ma ovviamente di qua Beppe parteciperemo ben volentieri. Come sindacato dei giornalisti siamo intervenuti nelle scorse settimane quantomeno per contrastare il proposito che alcune aziende editoriali, con insensibilità davvero clamorosa, avevano manifestato pur nei giorni dopo il sisma, di venirsene via dall'Aquila e di far seguire la ricostruzione da Pescara. Abbiamo detto ad alcune di queste aziende editoriali che ci sembrava incivile, semplicemente incivile, che questo proposito venisse mantenuto in base a una mera logica ragionieristica, e abbiamo ottenuto delle assicurazioni. E però l'intervento di Stefania Pezzopane ci dice una cosa, non semplicemente di rimanere lì, ci dice investigate. A me, da rappresentante dei giornalisti, il racconto sulla campanella vale quanto una lezione sui fondamenti della professione. Perché quando lei ci dice sono venuti, hanno fatto suonare una campanella per 15 ragazzi e all'Italia è stato mandato il messaggio che le scuole sono tornate a funzionare, questa è la dimostrazione di cosa sia il populismo mediatico. Fai una cosa, la fai riprendere con molta molta enfasi e hai mandato il messaggio. Dove siamo noi? Che non abbiamo, voglio specificare, il giornalismo non credo che debba avere il compito di fare opposizione, deve semplicemente raccontare la verità delle cose, la verità dei fatti, al di là delle rappresentazioni di vetrina. Questo ci viene chiesto, fare domande, fare verifiche, questa è la nostra responsabilità. E dunque vedremo se potremo anche come sindacato dei giornalisti contribuire a far circolare quell'appello che in maniera davvero toccante faceva la Presidente della provincia dell'Aquila. E a riguardo un altro paio di cose, sarebbe bene che come giornalisti e non solo tra di noi ci chiarissimo. Una, lo dico davanti al Presidente che portò agli onori del dibattito l'espressione par condicio, vero Presidente Scalfaro? E noi nell'informazione rischiamo di assistere a uno stravolgimento del concetto di par condicio. Noi giornalisti troppo spesso, anziché andare a vedere come realmente i fatti stiano, per stare all'esempio, andare a circolare tra le tende dell'Aquila, mettiamo la voce del centrodestra, la voce del centrosinistra, quando va bene, e pensiamo di cadarci. Questa non è par condicio, questa è fuga dalle nostre responsabilità. E allora tra gli impegni da assumere c'è quello di tener presente un terzo soggetto che la par condicio non espressamente richiama, i fatti. I fatti rispetto ai quali c'è un nostro compito non indice, non eliminabile. E così pure, anche questo mi fa piacere dirlo alla presenza del presidente Scalfaro, sulla Costituzione non si fa par condicio. Non può esserci par condicio tra razzismo e antirazzismo, non può esserci rispetto all'idea dei vagoni della metropolitana tra mafia e antimafia, anche quello è un corrompimento dell'idea del par condicio. Gli articoli della Costituzione sono la legge che vale per tutti, dunque nessuna improbabile, impropria, inaccettabile stravolgimento della par condicio che finisce per sdoganare i veleni che troppe volte nell'informazione italiana abbiamo anche noi per parte nostra. Non ritengo che sia responsabilità esclusiva del giornalismo italiano, è però un certo atteggiamento di sottovalutazione per cui anche noi concorrevamo a considerare simpatiche e butarde certe battute che erano abbondantemente oltre i limiti della Costituzione e talvolta anche del codice. Ecco, anche questo tipo di acquiescenza deve finire. Tutto questo andremo a dire, chiudo. Ricordava Beppe Giulietti all'inizio, nella mitica Bulgaria ci sarà alla fine di questa settimana l'incontro annuale della Federazione Europea dei Giornalisti. Andremo a raccontare questa situazione, andremo a leggere una risposta di Freedom House, sanno anche i colleghi europei, forse non sanno che il Presidente del Consiglio ha dato una risposta a suo modo alla denuncia di Freedom House. Lo ha fatto qualche sera fa, intervistato al TG delle 8 di France 2. Sempre la stampa e la TV sono contro chi è al potere.
E in Italia, contrariamente a quello che si pensa all'estero, lo sono il 90% della stampa e tutte le televisioni, comprese le mie. Tutti vogliono dimostrare di essere indipendenti e tutti i giorni le TV, anche le mie, dicono qualcosa contro di me. Citazione testuale, sembra satira e non lo è. La metto a confronto con una frase: Obama ha fatto il suo incontro con i corrispondenti alla Casa Bianca, l'abbiamo letto e visto tutti, ha fatto ridere, ironia, autoironia, ha chiuso con una frase seria, citando Jefferson: un governo senza giornali, un governo senza dei media, duri e intraprendenti in tutti i sensi, non è un'opzione per gli Stati Uniti d'America. Siccome il nostro Presidente del Consiglio dice che hanno molti punti in comune, lui e il Presidente degli Stati Uniti Obama, ci auguriamo che anche questo sui media, nell'atteggiamento nei confronti dei mezzi di comunicazione, possa essere considerato un punto di contatto. Ho chiuso con un appello, o meglio, un impegno, dico a famosi Giulietti Serventi, ci interessa da giornalisti e giornaliste stare in questo lavoro comune. Sappiamo bene da tempo che da soli non si può. Il corporativismo sarebbe vizio mortale per noi. Serve che chi fa informazione, ma i tanti, tantissimi, le tantissime che dalle conseguenze del nostro lavoro, fatto bene o fatto male, sono coinvolti, beh, dobbiamo stare insieme. Sempre più stiamo vedendo quali conseguenze profonde una cattiva informazione possa nel lungo tempo produrre. C'è bisogno, lo dobbiamo sapere, di un lavoro di lunga lena, di lungo periodo. Forse non è troppo tardi per farlo insieme. Buon lavoro a tutti noi.